Buonasera amici di Radio Jeans, siamo qui in compagnia del mitico Roy Paci. Ciao ragazzi! E niente, sei stato esplosivo, sei stato fantastico, hai movimentato davvero tutto Balla coi cinghiali. Raccontaci un po' l'esperienza sul palco, tu che comunque tasti palchi molto più grandi, però dai, credo mi voglio che... permettere di correggerti se veramente con tutto il cuore. Che siamo stati esplosivi. Vabbè, certo, perché sì, è importante sottolineare il fatto che il lavoro di squadra è una delle cose più è fondamentale, no? E riuscire a creare un unico suono da 9 strumenti, un unico flusso, no? Energetico, è quanto di più bello che si possa realizzare a livello anche proprio di catalizzazione, da leader parlo, no? Del gruppo. Certo. Quindi mantengo questa banda ormai da 13 anni, devo dire che questo è il momento proprio più bello che stiamo vivendo un po' tutti, perché quest'anno sta andando veramente bene. Viverlo sul palcoscenico di Balla coi cinghiali è stata un'esperienza, credimi, a parte tutto quello che possono essere poi confronti con le altre realtà in giro in Italia e nel mondo, un'esperienza unica, unica perché effettivamente partivamo già con tutta una serie di incontri che abbiamo avuto durante il giorno, perché siamo arrivati molto presto qui. Ah, sì, avete vissuto quindi tutto la vita da cinghiali. La vita da cinghiali, e ci siamo resi conto che questo festival già comunque sapevamo, avevamo avuto parecchie informazioni riguardo, ma abbiamo vissuto veramente una realtà che è talmente unica che, credimi, quando siamo arrivati non sembravamo neanche in Italia. Eh beh sì, poi perché è proprio una cornice tutta strana in mezzo ai monti, incredibile, perché sembrava uno di quei festival, sai, belli, fatti bene in Germania o in Olanda. Noi ne facciamo tantissimo all'estero, e avere un paragone del genere non può che gratificare i ragazzi che hanno organizzato e che hanno tirato dal basso, da 10 anni a questa parte, una realtà che ormai veramente non ha paragoni. Non ci sono festival italiani che tengono. Questo festival ha veramente una fortissima potenza e credo che sarà molto difficile eguagliarlo. Eh sì, è nato 10 anni fa con 3 gruppi e abbiamo visto questa sera, e abbiamo comunque tutte le volte che c'è il Balla coi cinghiali, l'esperienza di una festa bellissima. Come dicevi, il flusso energetico da parte della band, ma ho visto che avete anche un grandissimo rapporto con il pubblico. Cioè, è bello interagire tutti insieme, gridare, fare i cori, avete davvero venato così oppure... No, è da sempre che ovviamente ho imparato dalle persone che hanno saputo indirizzarmi sulla strada giusta, o quelli che ho preso come paragone sono stati dei personaggi che mi hanno illuminato in questo percorso. Vedasi in primis Manu Chao, che da lui ho imparato la grande capacità di veramente di tenere un gruppo unito e dare soprattutto un grande spazio a tutti i musicisti, non fare il leader solo perché sia leader, ma come diceva Maradona, mi sta venendo in mente questa cosa, io senza quel Napoli di quell'anno non sarei stato Maradona, seppur un grande fuoriclasse. Quindi lì si vede l'umiltà di un grande personaggio che poi è al servizio di una grande squadra. Quindi alla fine riuscire a tenere insieme 9 teste diverse è probabilmente il privilegio più bello che si possa avere nella vita. Bene, bene. E poi l'ultima domanda, che poi ti lascio andare così: com'è nata questa cosa di modificare Rino Gaetano e la sua Non te reghe più? Ma è nata perché io avevo voglia di fare un pezzo di Rino Gaetano, proprio Non te reghe più. Poi è arrivata questa proposta da parte della Sony, che stavano facendo una compilation, e io ho detto: io faccio Non te reghe più, ma se vi permettete, mi date le giuste autorizzazioni, io vorrei modificarla, non per tenere in considerazione il grande pezzo già di per sé, che ancora potrebbe essere super attuale, ma per giocare con quelli che ci hanno reso veramente in quest'anno, ci hanno reso hanno reso, diciamo, l'attività politica e non movimentata, perché ci siamo fatti delle grasse risate a sentire degli imbecilli che parlano di politica vera e propria, cioè dei veri cialtroni, e quindi mettere nel mezzo gente come Scilipoti era doveroso. E infatti è stato un successone, e
è attualissima, è attuale quella di Rino Gaetano, sarà è attuale la tua e rimarrà attuale tutte e due le versioni. Grazie. Grazie mille Rui Paci, grazie mille a tutti gli Aretusca, siete stati formidabili e beh, l'appuntamento purtroppo non sarà più come artisti perché come sai si può partecipare solo una volta a Ballo con i Cinghiali. Ma mi sembra giusto e doveroso, sarebbe stupido ritornare l'anno prossimo di nuovo in un festival. Io sono sempre stato del parere che tutte le realtà in Italia dovrebbero fare il cosiddetto turnover dei gruppi, vabbè, perché c'è. Poi a distanza di 7-8 anni ci si ritorna e soprattutto si dà la possibilità a tante realtà, perché in Italia ci sono tante cose anche meno visibili delle nostre che hanno bisogno di supporto, dei grandi gruppi, c'è della gente che suona benissimo e che veramente ha bisogno di visibilità come il Balla con i Cinghiali sta facendo. Incredibile vedere e diciamo, condividere il palcoscenico con uno che è stato uno dei miei miti. Cioè quando io suonavo nel primo periodo della musica, diciamo tra virgolette, alternativa italiana, io mi sono ritrovato al fianco di MGZ come un faro per certe cose anche innovative e avanguardia. Rivederlo qui questa sera è stata una grande gioia, una grande felicità, e vedere ancora che ha una tempra e può essere solamente di esempio a tutte le nuove generazioni, perché che se ne dica, la musica è sempre opinabile, eh? Cioè io ho anche delle persone che faccio anche parallelamente, diciamo, il mio side B, tutta la roba d'avanguardia, di ricerca sperimentale, o delle persone che non vengono neanche ai concerti di Tusca perché preferiscono magari quel genere di cose. Però il bello è quello, il bello è essere variopinti, no? Sì, avere un po' tutti i colori. Certo, è importante. Ok, allora noi ti salutiamo, allora il prossimo anno non come artista ma berci una birra insieme per mi la auguro festa. Di essere libero, okay, per questo dai. Periodo perché facciamo una marea di date d'estate. Ok, grazie mille ancora, un grazie saluto a tutti, ciao ciao. E un saluto alla tua radio e a tutti i radioascoltatori. Grazie mille, ciao ciao. Ciao.